Vitaccio. Saluti a tutti e benvenuti a Estate con noi in TV. Va bene, Mirna Doris, il mago Pecca, fammi vedere il segno. Sara Vacciolini, brava, TV si fa esatto. Ed è un pezzo che è napoletano, bellissimo, si chiama Te piaciuta. Te la ricordi, Mirna Doris? Te la ricordi? Era un dopo pezzo di Carosone. Dopo i confetti sono usciti i difetti, caro Giovanni, ma mo che ci può fare? Ecco, esatto. Ed era molto carina questa canzone. Giovanna! Grazie davvero. Grazie. Ho visto che siamo in piena clina Napoli, ma l'ha fatta benone, eh? Certo, l'ha fatta, ha rispettato proprio la... Ma lo parla benissimo il napoletano, il figlio del Cristo, sì, benissimo. Beh, ero emozionata pure per la tua presenza. No, dai, per la tua presenza. Beh, sì, è la voce di Napoli, ci sei tu praticamente su questo. Senti, voglio dire, allora, cominciamo così. Senti, ti dico questa cosa adesso, vediamo tu se... Tu ti sei fatto tutti questi appunti, un almeno appunto. Mi accennavi a qualche cosa, in modo che io a casa mi studiavo una risposta. Ma tu mi prendi tutto così, devi vedere che viene fuori quando uno mi prende così a me. Eh no, è bello, devi rispondere, non mi metti a scuorno. È pericolosissimo per me questa intervista. Senti, allora, sentite questa cosa, sentitela anche voi per cortesia da casa. Allora, sono io, fuggo le mie sconfitte notturne, sono io che fuggo da quelli che mi hanno amato, dalla mia saggezza, dalla mia morale, fuggo gli urli della solitudine, sono sempre io che fuggo dal mio ultimo principe azzurro. È bella, no? Sì. Bella poesia? L'ha scritta lei, l'ha scritta lei. Mirna Doris. Più che scriverla, ho scritto i pensieri di quello che è stato l'attraversamento della mia esistenza, che è stata da piccola molto amara e piena di problemi di famiglia. Non vi preoccupate che a me per depressione non mi vedrete mai piangere, no? Perché tutti mi guardano con gli occhi così per dire, mo si mette a chiangere, dice io non faccio, io non dico, no. E l'ho scritta non tutto insieme, sì. Ho scritto dei pensieri, sì, di quel momento particolare che era di quella giornata, di un disastro, tipo voi avete dedicato alla mia famiglia, alla mia grande mamma, stupenda, avete dedicato quel diario meraviglioso che io l'ho messo in teatro due volte e la gente è venuta per vedere quella cosa. Lo rimetteremo perché è bellissimo. È straordinario, bellissimo. Allora ogni tanto che avevo una delusione, qualcosa, che guarda Giovanni come mi guarda, Giovanni andà a me e te, non ti preoccupare. Andà a me e te. Allora scrivevo questa cosa. Poi quando mi sono lasciata con il mio ultimo uomo, grazie a Dio non ce n'è stato un altro perché mi filmavo. No, perché sapete, poi uno vuole stare pure un uomo quieto. Per stare un uomo quieto ho detto fuggo dal mio ultimo principe azzurro. Perché quello mi aveva portato via tutto il carretto con tutto, insomma, dimmi tutto. Il carretto con la frutta e tutto quello che c'era, in effetti, sì. È stata mica una piuttosto mica sì, da dire. Sì. Però bene, hai scritto questa? Bene, eh? Come ce l'hai tu questa? Ce l'ho perché io, tu l'hai scritta sul come libro. Prefazione sul libro, sì. E quindi questa cosa era molto importante per me. Ah, io non lo me. Sapevo, hai visto? Perché quando l'ho letta... Se vedo con libro mi non l'hai leggiuto. No, no, come no, hai voglia. Non l'ho letto. Sei un angelo. Senti, Nunziatina, allora, cominciamo, sì. Questo è il suo vero nome. Nunziatina è il mio vero nome. Ecco. Ma tu hai cantato anche col nome Nunzia? Ma sapete perché mi chiamo Nunziatina? No. Perché mia mamma, quando io sono nata, mi ha messo come nome Adriana, perché era la sua maestra di cucito. Allora, la nonna e il nonno, col Calesse all'epoca, perché io sono nata subito quando c'era il diluvio, mi hanno portato al comune e mi hanno detto... al signore, noi la dobbiamo battezzare perché la mamma non sta bene. Allora gli ha detto, come si chiama Peccirella? La nonna ha detto, Pascalì, come si chiama Peccirella? E tu puoi sapere a me come si chiama Peccirella. Lo devi sapere tu. Allora, ma io non mi ricordo. Non si dice, sentite, facete ambressi il nesso da là dentro con gli occhiali piccoli piccoli. Cioè, sentite, facete ambressi che accanto non mi tiene a perdere. Voi chi siete? Nonno, come vi chiamate? Nunziatina, non è che si chiama Nunziatina pure essa. È così, hanno messo il nome Nunziatina. Non lo sapevo, per fare in fretta a scrivere. Poi mi hanno chiamato per 6 anni Adriana. Quando sono andata a scuola mi cercavano per iscrivermi alla scuola. No. Dice, signor, ma che creatura non è nata in questo comune, come facciamo a mettere la scuola? Dice, come non è nata? Sono andati a vedere invece di chiamarmi. Trovavano Adriana e non trovavano Nunziatina, però poi sono andata a scuola. Ho visto, è potuto seguire tutte le cose, questo lo so, si sente benissimo. Senti, perché da te imparavo per esempio una cosa che mi ha fatto morire dal ridere, era Madonna usata.
faccia la Madonna usata, sono... la Madonna usata, sì, no? La Madonna usata, da noi si dice quando fanno passare per, o per le figlie, o per le nipotine, fanno benissimo, per carità, tutta la mia solidarietà, queste bambine che sarebbero a 35-36 anni ancora vergini. Allora da noi diciamo, e vabbè, che la mamma morisce, voglia, che è una Madonna usata, cioè nel senso che dovrebbe essere vergine, però era stata un po' sbattuta. E quindi è stato, sì, Demo non ce la fa, è magnifica. Perché è magnifica, è forte in tutto. Senti, no, adesso, no, io no. Poi raccontiamo la storia. Adesso cantami Mare Verde, sì, che è la mia passione. Esatto. Va bene, dopo vi diciamo. Allora, Mare Verde, se, leggete quelle parole, se lo sapete bene il napoletano, i sottotitoli. Andate fino in fondo con i sottotitoli, per favore. Va bene, ok, vai, grazie. Bravissima, è vero? Grazie. Dovresti avere la bocca aperta, sei proprio un miracolo, grazie. Che ti devo dire? Hai detto giusto, miracolo è la parola giusta. Senti, Marotta ha fatto questo testo, tra grande l'altro. Marotta. Grande Marotta. Sì. E Mazzocco ha fatto la musica. La musica. Sì. Vabbè. Il Mare Verde è il nostro bosco di Capodimonte, dato che non andavano mai al mare. Quando sono andati nel bosco hanno descritto il mare da questa cosa così. È una cosa molto strepitosa, bella, sì, bellissima, sì, canzone. Sì. A volte mi dicono, perché fate le canzoni napoletane non fate qui a Milano? Dicono, e quelle milanesi, eccetera, 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 eccetera. Vi immaginate, questa canta Mare Verde, io cosa canto? Cicin che bel, cicin che bel, Vabbè, insomma, se... facciamo... Ma se vi interessiamo il bosco di Capodimonte, sì, però. Grazie, va bene, d'accordo. Qualche secondo, siamo subito da voi, qualche secondo soltanto. Una roba incredibile. Allora andiamo un po' dalla nostra Mirna, perché non ho mica finito i nostri discorsi. Mare Verde, allora dai, raccontami un po' la storia. Sai che Marotta era uno che se la prendeva quando incontrò, hai il microfono. Marotta era grandissimo, io l'ho conosciuto soltanto quando poi era anche vecchietto, e però ci tenevo a conoscerlo, a sentire che diciamo l'umore di questa persona, che era sempre molto triste, molto così. Così un giorno ho detto al maestro Mazzocco che volevo incontrarlo. Lui mi ha detto, ma ti accompagno io? No, voglio solo io. E allora Marotta mi diede un appuntamento da Caflish, perché lui era molto goloso e tutti i giorni si fermava da Caflish. Io sono andata bellino, piccolino, tranquillo, avevo un gran timore di conoscere questo personaggio, e lui mi ha visto arrivare, ero andato, perci te, vieni a casa, mo ci mangiamo due zuppette, lucanuola siciliana, e poi se non mi sale troppo diabete, ma dormo con la capa con posi giù lì. Se, questa non l'ho capita, se non gli saliva tantissimo il diabete, sì, oppure io vedevo che lui dormiva con la testa sul tavolino, me ne potevo andare perché era chiusa il nostro appuntamento. Ha fatto tutto questo. Ma tu lo sai, ecco, che davanti alla libreria Lupi, sì, gli avevano scartato una canzone al Festival di Napoli, sì, prima di Mare Verde, questo è successo, sì, no? Allora incontrò, era un giornalista del Mattino, insomma gli ha dato una sberla, un cefone, a girargli la testa dall'altra parte, perché ha rifiutato la cosa. C'era Falvo allora con me, Falvo, che bravo, faceva il capo, direttore, del... certo, però mi pare si chiamasse Sottile, un nome di questo genere. Era Il nome di Falvo, Adriano? No, questo che ha preso la sberla, era un altro. Sì. E allora hanno fatto poi denunce, comunque ne hanno fatte tutti al Festival di Napoli. Sì. Un giorno voglio che tu mi racconti, perché tu hai vissuto tutti in retroscena, un giorno in cui abbiamo più tempo, voglio sentire tutta la verità sul Festival di Napoli. Tutta la verità, devo fare un piccolo passaggio. Perché io ho cominciato col Festival di Napoli, che mi è toccato come diritto per aver fatto la finale a Castrocaro. Certo. Io sono andata al primo anno, il secondo anno, il terzo anno. Il quarto anno che abbiamo vinto con Sergio Bruni. Mi ricordo. Ti ricordi che era due giuramenti. Veniva fatto il premio per la vendita dei dischi della Lista Radio. E veramente io avevo venduto tantissimi, però quando hanno fatto il premio poi hanno presentato soltanto lui come vincitore. Ne parleremo di queste cose. Qualche secondo di pubblicità, qualche secondo. Il terreno è minato. Allora, vediamo un momentino se esiste. Allora, no, pensavo di farti una sorpresa e vedere se per caso avevamo in regia una base di voce notte. Perché se c'è... No, l'ho portata apposta perché...
cantare? Ce l'hai? Come? Chiediamo allora alla nostra regista, vediamo. Alla patri... Non ce l'avete vediamo. Adesso? Vediamo se riesce a trovarla, perché se la trova la facciamo. Senti una cosa, ma io qui leggo che mi ero preso un appunto, ma non ho capito perché me lo sono scritto. Sì. Sberla Corrado. Sì, perché... Mi faceva un po' di corte, Corrado. Non è vero. Corrado. Ma anche Daniele Piombi mi faceva... Ma eri bellissima, sei bellissima. No, Corrado mi metteva in croce alle canzonissime, lui. Sì, così. Corrado. E poi una volta mi ha messo un pappagallo proprio vicino, no? Su quella geggi che si mettono i pappagalli, me l'ha messo proprio attaccato così. Il trespolo. Bravo. Mentre stavamo facendo la trasmissione, tu l'hai vista, no? C'è sì, tutto registrato. Certo. Questo pappagallo parte da questo coso che si chiama, da come si chiama? Trespolo, sì, sì. Non lo sapevi io. Vabbè. Parte, mi prende tutta la spalla, eh? Mi rompe il vestito a sangue. Addirittura. E io durante la trasmissione mi dimentico che sono a canzonissima e dico una parolaccia. Allora Lucia, le parolacce in televisione non si dicono, pum, ma come, tu mi metti un pappagallo vicino, non ti mai. Hai dato la così è successo. Perché lui, quando ti ha ripresentato... Mi ha rimproverato che... Cioè, ma come, la parolaccia, ma tu ti rendi conto, hai sentito un dolore terribile. Guarda, hanno trovato la base di Voce Notte. È, perché si è troppo bella, ce l'ho qui, ne approfitto. Ti va bene? Canzone magnifica. Mirna Doris, Voce grazie. Notte. Vai, grazie. Grazie. C'è d'intorno tante, mentre ti stringo un sposo tuo vicino, stato sciatato, si vuoi stare sciatato. Ma fa vedere che dorme a sonno chino, non chi vicino l'astro per fa spia, perché non può sbagliare sta voce. Si sta voce che canta in ta nottata, te scelto sposo non avevi paura, vita che senza nome la serenata, dillo che dorme e casa rassicura. Gelosia sarà gli agnelli qualche infamia.
di Sassuolo, ma che canta fa. Ma quanto sei grande, eh? Grazie, grazie. È proprio brava, 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 brava. Grazie. Sentite, io, questa è una cosa grazie. Improvvisata, lo dico subito, magnifica come riuscita, grazie alla nostra regista Patrizia Carmine. Grazie, grazie a lei, che grazie. Hai rimediato tutto senza prova né niente. Grazie mille davvero. Grazie. Va bene, grazie. Grazie. Allora, adesso facciamo una cosa, sì.